Bella ragazzi, sono il Fede14, benvenuti nella nona parte del Wolfrug di Tomb Raider. Allora, fuga di gas. Ma se butto una freccia infuocata, succede questo. Succede questo. Allora, adesso io direi qua. Che ci sta, niente. Vediamo, vediamo, vediamo. No, saliamo per di qua. Ovvio. Vai. Tira, tira, tira. E esce sempre più fumo verde. Il fumo di Hulk lo chiameremo. Allora, vediamo. Niente punti abilità. Mannaggia. Però ci sono le frecce in compenso. Massimo. Adesso. Là c'è una bella cassa che abbiamo buttato giù. Oh. Presumo che ci dovremmo salire sopra, però. Però non sono proprio sicuro. Ok. Avevo ragione. Avevo ragione. Allora, vai, vai, vai. Sali. Senti che puzza. Ma si Per puzza. essere sicuri, controlliamo la fossa. Ehi, che succede laggiù? Ehi, ci ha mandato Nicolai. Ci ha Indagato mandato. lui. Ok, ce l'hanno detto dei tutori, non lui di persona. Vuole uno Io dei li prigionieri, ammazzo. l'ultimo arrivato. Va bene, vengo con voi. Poi lo porteremo da Io li Nicolai. ammazzo. Oh, certo. Bye bye. E tu prendi fuoco. Ecco. Così va meglio. Credo che così vada meglio. Ok, noi andiamo avanti. Vai. Sempre sopra, sì. Sempre sopra. Appenditi e sali sulla montagna. Lara la gnocca, sale la montagna. La cascata la bagna. Er piccozza, la piccozza butta giù. No, non sapevo che rimane. Allora. Vai, crepa, crepa, crepa. Con il fuoco io t'ammazzo. Mazza quanta gente. Sapete che io ammazzo a tutti. No, mi hanno visto. Bam! Oh, sbaglio sempre. Crepa. Brucia. Pure te. Te. Tuo fratello. Tutta la famiglia. E tutti voi. E brucia. Non era una domanda, era un'affermazione. Devi da bruciare. Devi da bruciare. Dai. Ok, le frecce ce le abbiamo al massimo. E spacca sto coso. Vuoi? Sì, mo' ti facciamo esplodere con calma. Oh, qua ci sono. C'è qualcosa qua. Attenzione.
Ah, ho capito, adesso. Boom. Che intelligente. Oh merda, qua butta giù tutto. Porca zo. Mamma mia, abbiamo fatto un bordello. Ma io che ci stavo a muovermi, oh. Mamma mia, sta scoppiando tutto. Oddio. Rotola, rotola. Oddio. Continua pure, stronzi. Appena esco da qui ti picco quelle frecce su per il culo. L'avete sentita? Sì, abbiamo. Ehi, vedi di piantarla. Stiamo lavorando. Pezzo di idiota. Pezzo di idiota. Tutto questo mi sembra eccessivo. Dopo la fuga del vecchio, non vogliono correre rischi. Questi nuovi hanno portato solo guai. Dovremmo buttarli agli ori. Allora, secondo te che succederà? La regina del sole finalmente ci libererà dall'isola. Quindi è tutto vero? Lei esiste davvero? Certo. E nessuno potrà fermarci. Come faccio vedere addosso tutta sta roba? Abbiamo aspettato tanto. Cambierà tutto, fratello. Sì, aspetta, spero. Vedi? Vi libererà, tanto siete morti, che vi frega. Oh, bella! Incredibile, Lara. Come hai fatto ad arrivare qui? Mi hanno aiutata. Grim? Sì. Non ce l'ho fatta. Poverino. Ho sempre pensato fosse immortale. Sono qui solo grazie a lui. Eh sì. Sentite, c'è un elicottero in arrivo. So che tengono Sam da qualche parte. Avete visto Whitman? Forse non è arrivato non dalla è stanza arrivato. Degli ospiti. O forse è passato direttamente in prima classe. Lo troveremo. E anche Sam. Dopo che saremo usciti di qui. Mi inventerò qualcosa. Proviamo, sì. Ok. Pronti. Saltiamo. Da deve fermi un po'. E saltiamo. Fermi, mo ci pensa Lara. Lara, quest'isola è un covo di Ma va! Tenetevi fermi. Porca trota. Che t'agiti? Mo crepi. Ok. Il pavimento inizia a deformarsi. Non pensarci, Lara. Tiraci fuori da qui. Un attimo. Salta, noi teniamo ferma la gabbia. Allora. Oddio. Per fortuna siete ancora in piedi. Ok, e adesso? L'altro contrappeso è fissato laggiù. Allora, vediamo. Datemi un attimo per pensare. Ok. Dai, sei sulla strada giusta. Perfetto. Madonna. Ti tengo io. Oh. Ma va, occa. Merda, siamo fottuti. Siete? Perché Lara no, eh. Porca zozza. Ole. Oh, un attimo. Facendo oscillare
Boom. Ancora troppo poco, eh. No, 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 non ci arriva. Allora, boom. Vediamo, vediamo, vediamo. Cavolo, ho fatto esplodere tutto. Allora, vediamo. Come facciamo a fare un'esplosione più grossa? Butto tutto giù qua. Vediamo un po'. Allora. Bam. Tutto di botto ce la fa. Vabbù. Al cazzo, grazie. Vai. Mamma mia. Oddio. Salta. Grande. Dai, 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 esci. E basta esplosioni. Porca zozza. Vai, spacca sta porta. È in gioco la vita. Dai che dobbiamo uscire. Oh mio Dio. Quelli lì sono morti. Oddio. Beh, io credo di passare da qua. Che passare da qua sia la meglio cosa. Muoviti. Sali. Bella. Oh porca zozza. Sotto c'è sta il fiume, se è andata a rinfrescare. Mi sa. O forse voleva assomigliare a un uovo strapazzato. Bella. Porca zozza. Non male che ammazza sempre quelli prima di me. Non lo sappiamo. Allora andiamo. Andiamo. Vai, vai, vai. Oddio. Ma che volete? Sto pensando a scappare, mi ammazzare.
Pensate alla vita prima. Te sparo lo stesso perché mi stai antipatico. Ok, dovevamo morire qua. Adesso andiamo avanti. Oh. Bella. Lara, sei viva. Anche tu. Allora, stai bene? Che ti è successo? Beh, quando hanno capito che sono innocuo, mi hanno lasciato praticamente libero. Lo sai che hanno preso gli altri? Sì, sì, Sam è là dentro, ma senza un'arma non posso liberarla. Lara, i solari sono un eccezionale caso antropologico. Sono pazzi assassini, Whitman. Salviamo Sam e andiamocene. Oh, oh, certo, certo. Io sorveglio qui. E chiamami quando possiamo andare. Tu non capisci. Sei stata scelta, Samantha. È un grande onore per te. Per noi tutti. Alcuni iniziavano a dubitare della tua esistenza. Invece eccoti qui. Ascolta, tu pensi che io sia speciale, ma ti sbagli. Io non voglio essere scelta. Non si tratta di ciò che vuoi. Importa solo ciò che sei. Nelle tue vene scorre il sangue di Nico. Tu dovresti saperlo, Samantha. Tu sei pazzo, Mattias. Perché lo fai? Cerchi una logica e una ragione dove non c'è. In passato ho compiuto lo stesso sbaglio, quando pensavo che navi o aerei potessero trarci in salvo. Io voglio tornare a casa. Anch'io. Da anni attendo questo momento. Ho sacrificato tutto. Pensi che non abbia provato a scappare da quest'isola? Siamo tutti prigionieri. Ma tu, Samantha, hai il potere di far sorgere una nuova alba. Non sai quante persone hanno dato l'anima per questo. Gli incendi dilagano. E quell'altra è sparita. Ci penserò io. Dimitri, occupati di lei. Lara! Oddio, sei proprio tu! Quasi pensavo di avere le allucinazioni. Va tutto bene. Come facciamo a scappare da qui? Dobbiamo andarcene prima che torni. Whitman! Whitman! Dove si è cacciato? Via, Lara, scappate! Prendetele! Scappate! Presto! Alla sala del trono! Allora, bella, ritorniamo con le armi da fuoco. Dove state, pezzi? Boom, è scoppiato. Ma che voglio? Smettete di lanciare ste cavolo di esplosivi. Ancora. Ah, allora siete piromani, eh? E crepa, ma ancora. Ci risiamo. Oh merda. E voi chi siete? Crepa. Vai. Dove stai io? Non te devi nascondere. Crepa. Meno male. Allora,
in questa situazione molto tragica. Ci salutiamo per questo episodio, è tutto. Mi dispiace che è venuto più corto. Diciamo, non ho moltissimo tempo, però i prossimi cercherò di fare più lunghi. Comunque, se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, e se volete iscrivetevi. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!